In questo numero, Roma, via Veneto, cerca il rilancio. Rocchetta, Sant'Antonio apre il carnevale. Bologna, ceramica, un'arte sempre nuova. C'è un piccolo paese in provincia di Foggia, Rocchetta Sant'Antonio, dove il carnevale comincia con una festa di un santo, Sant'Antonio, ma emblematicamente è la festa del fuoco. Ecco, il caso di dire, coi tempi che corrono, un fuoco che ben arriva, purificatore, un fuoco che voglia bruciare e redimere tante brutte cose. Fu Sant'Antonio Abate, e non Prometeo, come racconta la mitologia classica, a rubare il fuoco all'inferno con l'aiuto di un porcellino e a portarlo sulla terra. La festa del santo, protettore degli animali, apre ogni anno il carnevale che ha a Rocchetta Sant'Antonio, sui primi contrafforti del subappennino Dauno, viene celebrato con un rito che ricorda contemporaneamente il furto del fuoco e un miracolo legato alla storia quattrocentesca della città. Questa festa è nata, si presume, verso il 1462, durante la guerra tra gli aragonesi e gli angioini, in quanto delle truppe francesi in manovre di sgangiamento passarono sotto Rocchetta. Ed allora la cittadinanza era terrorizzata all'idea di un assalto alla rocca. E si dice che Sant'Antonio Abate abbia fatto comparire questi fuochi che avrebbero scoraggiato le truppe francesi dal dare l'assalto alla rocca stessa, quindi dal desistere dal loro proposito. Questo è tutto. Da allora il fuoco rappresenta un po' la festa di Sant'Antonio Abate a Rocchetta. I festeggiamenti si aprono con una messa solenne celebrata dal vescovo. La cattedrale, dedicata appunto a Sant'Antuono, è stata resa agibile soltanto da poco. Il terremoto dell'80 ha causato danni un po' a tutti i monumenti del paese, alle volte ariose della cattedrale, ai ruderi del castello normanno e alla rocca ventosa del 500. Un patrimonio che se ne sta andando in malora. Quest'anno si inaugura, tra l'altro, una palestra coperta nel nome di Sant'Antonio Abate, al quale tutti chiedono che porti col fuoco anche qualche posto di lavoro. Signor Castelli, che problemi ha Rocchetta? I problemi che hanno tutti i paesi che vivono di agricoltura, che dovrebbero vivere di agricoltura, ma non si vive più, perché purtroppo, abbandonata dalla Regione Puglia, abbandonata dalla politica foggiana, con le leggi nuove del mercato comune e dell'America che impera su questi prezzi, quindi non ci troviamo più. E i giovani? I giovani, c'è disoccupazione, alcuni saranno assunti dalla Fiat nella zona di Melfi, che già hanno iniziato in corso, e gli altri purtroppo sono disoccupati, quelli che vanno via da Rocchetta si salvano. Dopo l'incontro e l'inaugurazione si riforma il corteo, che attraversa le vie del paese dando fuoco ai cumuli di fascine e dichiarando ufficialmente aperto il carnevale.